La crisi economica ha colpito anche professioni sinora remunerative come quella forense. Quale futuro per gli avvocati? Se ne è discusso a Potenza nel corso del congresso giuridico regionale dell'Associazione Giovani Legali. Valentina Dello Russo. I 230.000 avvocati italiani rappresentano un quinto di quelli europei. Il 65% di loro ha meno di 40 anni, ma a differenza dei colleghi anziani è spesso precario e sottopagato. Se il presente per i giovani avvocati è incerto, il futuro sembra esserlo ancora di più, in balia di modifiche di legge fra liberalizzazioni, scuole di specializzazione e mediazione obbligatoria che non lasciano ben sperare la categoria. In più l'entrata di capitali negli studi, che è una norma approvata nell'ultimo decreto delle liberalizzazioni, che io personalmente per questo motivo non ho votato, è assolutamente deleteria perché va a inficiare la figura intellettuale dell'avvocato e soprattutto i piccoli e medi studi, che erano quel reticolato virtuoso che faceva sì che un avvocato, anche se non faceva parte di uno studio molto grande, molto esteso, poteva avere lo stesso una clientela rilevante. Dal decreto Bersani in poi abbiamo subito una serie di norme che, anziché favorire i giovani legali, hanno danneggiato i giovani legali. Mi riferisco alla media conciliazione, che noi assolutamente non riteniamo possa essere d'aiuto, sia per i costi, e in questo caso quindi si arriva proprio ad una denegata giustizia perché è una conciliazione costosa, sia perché effettivamente non aiuta a risolvere le controversie. Tutti i temi affrontati al Tribunale di Potenza, alla presenza di moltissimi avvocati, di rappresentanti dell'ordine e dei parlamentari Bubbico e Frassinetti. Un tentativo di tracciare nuove prospettive per la professione forense in un momento in cui, si è detto, la giustizia per il cittadino è diventata un lusso.